La massa dell'elettrone, che oggi è stimata 9,10938 e rotti, alla dimensione 10 alla meno 31 kg, a meno che 9 e rotti non significhi 1, non è una massa unitaria. Questi sono i valori che sono assegnati oggi alla massa 1 unitaria della particella, 9,109 e rotti alla dimensione di 10 alla meno 31 kg. La sua dimensione unitaria in 10 alla meno 31 kg significa che il prodotto tra materia e antimateria è 1 a quella dimensione, oppure è l'intero 9, ma in noni. La massa non è mai 1 nell'intero 9 che sia sommato ai noni, a meno che 9 e rotti non sia in matematica 1. Come una onda, una qualunque, alterna un basso, ossia una mancanza, dopo un opposto alto di presenza, così, allo stesso modo, una particella alterna una massa mancante, antimateriale, dopo quella presente di materia. Ma se a 9 segue 9 elevato a meno 1, ossia un nono, nell'alternanza, la materia è solo 9 elevato a 1, mentre l'antimateria è solo 9 elevato a meno 1, ossia un nono. 9 più un nono non può essere mai una unità se la matematica non è una opinione. Invece, a quanto pare, per i fisici la matematica è un'opinione. Ma guardate bene, questa grossa sciocchezza non riguarda solo la massa della particella elettrone, riguarda ogni possibile massa. Per ognuna esiste una dimensione unitaria rapportata giustamente alla dimensione del chilo o del chilo moltiplicato per i joule, insomma a quella che noi poniamo come il riferimento unitario. A quella dimensione unitaria corrisponde il valore 1 che gli opposti tra materia e antimateria, tra massa e antimassa, formano nel loro reciproco prodotto. Ma visto che noi in natura abbiamo una percezione relativa, ossia che noi con una parte dell'alternanza conteggiamo quell'altra, allo stesso modo noi abbiamo presente una unità come quella dell'onda che mostra in sequenza gli opposti, ma non possiamo considerarli tutti e due così come ci appaiono nell'intera sequenza. Possiamo calcolare questo sulla base di questo e non sommare a questo quello che viene dopo, a meno di non commettere errori tanto macroscopici che poi ci portano a una unità che non è fatta da n ennesimi, ma solo da n. Una unità che è n, laddove n non è 1, non può mai rappresentare una unità della fisica, una unità vera della fisica, a meno che la matematica non sia una opinione.